siamo nel 2018, parliamo di cultura, siamo in Sicilia. Si parla di Sicilia spesso in altri termini, ma secondo me c'è spazio per la cultura in Sicilia per i ragazzi del terzo medio? La Sicilia è grandissima in realtà, perché nasce da un progetto di culture e quindi lo strato di cultura che di cui può godere la Sicilia, un po' come a Roma, dove c'è una stratificazione di culture, però la Sicilia è diversa perché le culture che la rappresentano sono culture diverse. Questo è uno stimolo per l'immaginazione. La presenza di immigrati in Sicilia è un aspetto estremamente vantaggioso per i giovani, per le nuove generazioni, perché a partire da queste realtà che sono diverse dalla nostra, i giovani dovrebbero in qualche modo cogliere la diversità come un valore e riuscire a potenziarla e quindi a sviluppare la loro immaginazione per far diventare l'immaginazione testi concreti, cioè progetti, e opere, cioè messe in scena. Come si mette in scena la differenza culturale, per esempio, in modo anche da rappresentare culture che non sono esattamente come quella autoctona siciliana. Com'è che si in qualche modo integra, che è un termine che si usa spesso in maniera forse superficiale, come si integra la diversità? Come la rappresenti a partire dall'autoctonia, dalla cultura che tu in qualche modo rappresenti l'altro? Come fai a rappresentare l'altro se non a tradurlo in schemi che sono i tuoi, certamente, cioè gli schemi più personali, ma con un punto di vista sulla cultura altrui? Ecco, io credo che la Sicilia sia una terra fortunata da questo punto di vista e che le nuove generazioni dovrebbero proprio vedere positivamente questa realtà differenziata. Quindi il testo opera-immagine, io punto estremamente sul rapporto continuo fra questi tre forme, fra questi tre aspetti del senso, perché non c'è immaginazione dove non ci sono opere e non ci sono opere se non c'è un'immaginazione che le crea. Quindi siamo in una terra propizia, giusta. Noi la ringraziamo. La migliore, ricordiamo, il più sensibile e visibile, immagine, testo, opera, e la ringrazio così per contribuire a portare la cultura dalla Sicilia verso il mondo e dal mondo verso la Sicilia.